Grazie Presidente. Allora, Franco, io penso che qui nessuno voglia alimentare divisioni, no? Franco, nessuno vuole alimentare divisioni. Io prendo atto soltanto di quelle che sono state le dichiarazioni del Presidente Pittella, che sono state chiarissime rispetto a un'esigenza del Comune di Potenza di 42 milioni in 2 anni. La Regione Basilicata in questo momento non ha le risorse finanziarie, la capacità di rispondere a questo problema. Spero di aver interpretato bene quello che ho ascoltato. Questa è la fotografia. Quindi noi abbiamo una situazione deficitaria oramai certificata e penso pure che se il Presidente Pittella oggi è venuto in aula ed è venuto ad evidenziare una dichiarazione così precisa, penso che tutte le strade di una possibile soluzione siano state valutate, perché non penso che lui abbia interesse di venire in consiglio, evidentemente, di generare un allarme diffuso. Io su questo ne sono convinto. Penso che gli uffici, il suo staff, con il comune, vedendosi con i dirigenti del comune, come si, hanno valutato tutte le strade. Quindi mi pare che il messaggio che oggi ci dà il Presidente Pittella è questo. Per il 29 di aprile, la Regione Basilicata non riesce ad andare incontro rispetto alle esigenze del Comune di Potenza. Quindi, voglio dire, quali divisioni possiamo alimentare rispetto a quanto è stato detto? È chiaro pure che, per amore della verità, dobbiamo anche ricordare, lì è stato, diciamo, il Presidente Pittella è stato molto veloce. Dobbiamo anche ricordare quello che è successo nell'ultimo anno. Partendo, collega Pace, tu non l'hai ricordato, da una proposta di legge, e questa è colpa del Consiglio regionale, compreso me stesso, scusami, una proposta di legge presentata in data 30 giugno 2014, quando il sindaco De Luca, nessuno scommetteva sulla vittoria del sindaco De Luca rispetto alle elezioni comunali. 30 giugno non si erano svolte neanche il primo turno, quindi immaginiamo. In quel momento io e il collega Pace, ma evidentemente allora il 30 aprile, chiedo scusa, 30 aprile, no, chiedo scusa, 30 aprile. In quel momento io con il collega Pace, però evidentemente penso che anche il collega Napoli, rispetto a quello che abbiamo vissuto in precedenza, nella scorsa legislatura, almeno per quel che è la mia esperienza in questa attuale, avevo ben in mente quello che era successo con il presidente De Filippo. Stamattina prima ne parlavo con il collega Sandarsio, quando il comune di Potenza chiedeva aiuto e il presidente De Filippo tardava nel dare l'aiuto, polemiche, comunicati stampa. Ricordo bene quella vicenda. Parlavamo di supportare in quel caso il comune di Potenza per 6 milioni di euro. Poi ricordo anche quello che abbiamo vissuto in questa legislatura, quando all'epoca ancora sindaco Sandarsiero, correggetemi se sbaglio, non vorrei sbagliarmi, questo consiglio regionale, questo governo regionale interviene a supporto del comune di Potenza dando 9 milioni di euro. Ricordo anche le polemiche, ricordo le polemiche quando questa maggioranza, questi rappresentanti di questa maggioranza del centro-sinistra ci accusava del nostro voto contrario rispetto ai 9 milioni perché eravamo quelli che noi volevamo uccidere il comune di Potenza, non volevamo erogare i 9 milioni, mentre le nostre osservazioni erano le stesse che facevamo ieri, oggi e le faremo domani. Noi chiedevamo soltanto trasparenza nella gestione delle risorse e dicevamo sostanzialmente se dobbiamo elargire 1 euro nei confronti di qualsiasi comune per qualsiasi ragione, a fronte di queste elargizioni deve essere la più assoluta trasparenza. In effetti, quelle risorse date al Comune di Potenza in tutti questi anni, evidentemente l'esempio che ci dice il Presidente Pittella dei 50 milioni, si aggiungono alle tante risorse date. Voglio dire, penso che questi 15 milioni rientrano nei 50 citati, non avendo il prospetto, non lo so precisamente, andavano a finire sostanzialmente, Roberto, in un buco nero. In un buco nero che consumava denaro pubblico, ma che evidentemente creava i presupposti per quello che doveva succedere il giorno dopo, ovvero il dissesto. Perché ne abbiamo parlato prima, Presidente. Il dissesto nasce come? Non nasce certamente per una volontà politica. Nasce perché tutti noi sappiamo benissimo che
Quando il sindaco De Luca ha dovuto affrontare la redazione del bilancio previsionale 2014, a un certo punto ha detto: io non ci riesco. Ha detto: per me, per quelle che sono le mie conoscenze, le mie capacità politiche e così via, io non riesco a quadrare il bilancio previsionale 2014. Vi è un buco, se non ricordo male, c'era una spesa di 24 milioni di euro. Beh, evidentemente in quel momento ha attivato una procedura prevista dalla legge, il Consiglio Comunale non approva il bilancio previsionale, si attiva la procedura prevista dalla legge, che è quella della nomina di un commissario tecnico da parte del Presidente, a cui viene affidato il compito di verificare se vi sono i presupposti di approvare un bilancio previsionale 2014. Commissario tecnico, anche lui, nel tempo prestabilito, arriva a una determinazione che il bilancio previsionale 2014 non si poteva quadrare. Perché? Perché eravamo in ritardo, parlavamo del mese di ottobre, se non ricordo, settembre, ottobre, di già ha un bilancio previsionale, ovvero spesa già consolidata. Eravamo di fronte a cosa? Ad entrate di 70 milioni di euro, scusatemi l'imprecisione sulle cifre, e ad uscite per 90 milioni di euro. Questo era il bilancio che si presentava nel 2014. Che significa questo? Significa che il Comune di Potenza, quel buco nero del Comune di Potenza, rispetto all'impostazione politica, tecnica e politica che era stata data alla spesa e alla gestione del bilancio, assorbiva maggiori risorse rispetto alle entrate che aveva. Non è che ci vuole tantissima conoscenza. Sostanzialmente il Comune di Potenza incassava 1.000 e ne spendeva 1.400. Tutto qua, molto semplicemente. Nel mentre dell'impossibilità da parte del commissario di redigere il bilancio previsionale 2014, arriva a supporto del commissario, di quello, quindi elemento terzo, di quello che era il commissario, di quelle che erano le determinazioni del commissario, la relazione dei revisori dei conti, terza parte, che evidentemente andavano a certificare le difficoltà, non di De Luca, del commissario a redigere il bilancio previsionale. Nel mentre, prima glielo ricordava al collega Sant'Arsiero, arriva quello che è il deliberato della Corte dei Conti sull'analisi del bilancio 2012, di cui io non entro in merito. Leggo quello che ha scritto la Corte dei Conti e non mi pare che rispetto alla determinazione della Corte dei Conti ci siano state sollevazioni da parte di una certa classe politica. E leggo, e questo è l'emblema di come era gestito il Comune di Potenza e dei suoi conti. Lo leggo. Un attimo di pazienza. I potenti mezzi regionali. Allora, la Corte dei Conti, bilancio consuntivo 2012, Comune di Potenza. Chiede al Comune di Potenza la cancellazione, Presidente, per insussistenza di residui attivi pari a euro 52.589.000 euro. Ha costituito la base di approfondimenti istruttori in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti per procedere all'accertamento del credito e alla conseguenza conservazione di questi residui attivi, 52 milioni su 171. La Corte dei Conti dice: nel caso in esame, la cancellazione per insussistenza dei residui attivi per euro 52 milioni conferma che tali entrate non erano state accertate ab origine in conformità alle prescrizioni di legge. Corte dei Conti, bilancio 2012 del Comune di Potenza. Continua. La voce credito in conto residui attivi, trasferimento CSL, quota vendita locale allocata per 15 milioni 616 delle entrate bilancio 2012 sia insussistente per mancanza ab origine dei presupposti per la procedura dell'accertamento della rete entrata. Questi sono i motivi, caro Roberto, motivi tecnici, non quadratura del bilancio 2014 da parte del commissario, decreto, delibera della Corte dei Conti che chiedeva la rettifica del bilancio del 2012 solo per queste due voci, ma la delibera della Corte dei Conti è molto più profonda rispetto a queste due voci, chiedeva tante altre cose, chiedeva la sistemazione di questo bilancio del Comune di Potenza, che evidentemente, al di là del colore politico, Roberto, bianco, rosso, nero, era impossibile, tranne che
non fosse arrivato Babbo Natale con un regalo forse di 100 milioni di euro rispetto a queste poste e le dava al comune di Potenza. Parliamoci chiaro. Quindi, voglio dire, la dichiarazione di responsabilità fatta dai consiglieri comunali di Potenza nel dichiarare il dissesto è stato, secondo me, da parte di tutti i consiglieri comunali che hanno votato quella dichiarazione di dissesto, è stato un atto di responsabilità rispetto ai numeri dei conti. Però il problema non finisce là. Continua sul 2015, cosa di cui noi stiamo parlando, bilancio previsionale 2015. Bilancio previsionale di 2015 che paga quella che era stata l'impostazione, ereditava l'impostazione di bilanci precedenti, ovvero una struttura con oltre 90 milioni di spese e con non più di 70 milioni di entrate. Ora, cosa succede? Se non sono messi al lavoro, nel bilancio previsionale il comune predispone tagli per 25 milioni di euro, quindi taglia 25 milioni di quei 90 milioni di spesa, di cui Roberto 54 rappresenta il 54% della spesa incomprimibile, quindi fa dei tagli secchi, netti, però i numeri no. 1 più 1 deve fare sempre 2, 1 più 1 deve fare sempre 2. E il risultato di tutte queste operazioni è quello che ha detto il Presidente. Un disavanzo sul BE di 42 milioni, 32 più 10 per lo sforamento del patto di stabilità. Ora, dico, questi sono i fatti. Ora è pur chiaro che evidentemente questa vicenda non può essere liquidata, e né qui è il momento, voglio dire, non è il caso, e non è la sede opportuna, non può essere evidentemente liquidata con... dalla politica, e dalla politica che ha gestito la regione negli ultimi 20 anni e ha gestito il comune negli ultimi 20 anni, non può essere evidentemente liquidata con una resa sul campo. Non è possibile. Ecco perché io non accetto la posizione assunta dal Presidente Pittella. Non l'accetto perché Pittella è il rappresentante in questo caso, no, di una classe politica che ha governato la regione e che ha governato il comune. E quella classe politica oggi si deve assumere la responsabilità di questa situazione trovando una soluzione. Io voglio ricordare al Presidente Pittella le tante lettere inviate in questi mesi al Comune di Potenza, Presidente, tantissime lettere, tutte vere, nel quale, correggimi se sbaglio, dava la disponibilità da parte della Regione Basilicata ad aiutare, a supportare, di più, a fare di più. Perfetto. Se non si piace, però, Presidente, il dissesto, così come... Devo dire una bugia, Presidente. Voglio dire... Il dissesto non andava fatto? No, c'è dico... C'è la possibilità di non farlo? 10 milioni di euro non erano pari... Ora dico così. Presidente, la domanda, no, la domanda è molto più semplice. Allora, ma perché... No, Presidente, la domanda è molto più semplice. Ma chiedo scusa, perché il discrimine del dissesto? Perché se c'era il dissesto, noi 10 milioni, sì, cioè... Ovvero, se, ok, ci siamo capiti. Perché 10 milioni soltanto se non c'era il dissesto? E perché nel caso contrario? No? Perché? Perché Presidente Pittella e cari consiglieri, colleghi consiglieri, non voglio fare un rimprovero, perché pur giusto in commissione ci siamo incontrati qualche volta per parlare di quella proposta di legge, che partiva da un assunto, che non voleva escludere nessun comune. Io ricordo gli interventi del collega Pietrantoni, legittimi, quando parlava degli altri piccoli comuni, parlava di altri comuni detentori, cioè che offrono servizi sovracomunali. Ma evidentemente, se noi ogni volta che dobbiamo affrontare alcuni problemi, in quel problema ci dobbiamo buttare tutto dentro, e i piccoli comuni e gli altri comuni, cioè vuol dire, i problemi non li risolveremo. È chiaro che in tutti questi mesi, il collega Roberto Civarelli, questo consiglio comunale non ha mai voluto affrontare seriamente la questione del comune di Potenza. Voglio dire, chiedo scusa, tanto è vero che quella proposta di legge, sebbene non riguardava solo il Comune di Potenza, ma evidentemente tentava di disciplinare quelle che erano le funzioni sovracomunali dei due capoluoghi. Non avrebbe, no, attenzione, però il dato qual è, Roberto? Noi non l'abbiamo affrontato il problema, non l'avrebbe risolto bene, ma noi non l'abbiamo affrontato. Io voglio conoscere un atto fatto da questo Consiglio regionale, fatto da questo Governo regionale in quest'ultimo anno,
in favore di questa problematica. Io voglio conoscere un provvedimento fatto, un passo in avanti rispetto a quello che è successo in quest'ultimo anno. Il dato è questo. Cioè noi oggi ci troviamo rispetto a questa resa da parte del governo regionale, Roberto, ma in questo anno non abbiamo messo in campo nulla, nulla. E beh, allora voglio dire, cavolo, in un anno siamo stati a guardare le stelle, abbiamo fatto tanta teoria, abbiamo scritto tante lettere e oggi ci troviamo di fronte a una situazione, nonostante i sacrifici che si stanno facendo fare al Comune di Potenza, ai tanti lavoratori, Mollica ricordavi, tanti lavoratori che giustamente rischiano il posto di lavoro, ai tanti che si sono visti in questo mese ridurre le prestazioni, cioè noi siamo stati a guardare, oggi noi dovremmo così pacificamente accettare questa dichiarazione di resa facendo finta che tutto sia normale, e non va bene così. Quindi qua non voglio esasperare gli animi, non voglio creare divisioni, Roberto, però è pure evidente che questa situazione non è una situazione nata ieri che scopriamo oggi, è una situazione che conosciamo da più di un anno, sappiamo quello che era il bilancio del Comune di Potenza, sappiamo quelle che erano le determinazioni, eppure abbiamo fatto tante belle parole, tante belle prese di posizioni, però fino ad oggi noi non abbiamo fatto nulla. E questo è il dato. Allora, se no, ricordatemi qualche provvedimento che è stato fatto. Qualche provvedimento, a parte le lettere del Presidente Pittella. Allora, e non vuole essere polemica. Questo vuole essere l'ultimo grido di aiuto, collega Pace, l'ultimo grido di aiuto che viene da un consigliere regionale, che prova a rappresentare i tanti cittadini di Potenza, le tante istanze. L'ultimo grido d'aiuto, che non è giusto oggi arrenderci o prendere atto di questa situazione e dire non possiamo fare nulla, non è giusto nei confronti dei cittadini in Potenza, che oggi andranno a pagare nuovamente il peso di questo problema. E quindi noi ribaltiamo le nostre inefficienze, la nostra inconcludenza, ribaltando il problema sui cittadini in Potenza. Ecco perché non si può rimanere in silenzio, ecco perché senza animare battaglie, guerre, l'esortazione è questa: troviamo una soluzione e troviamola entro il 29, perché poi evidentemente ognuno rimarrà delle proprie convinzioni, non è che si può convincere, però è pur chiaro che se noi questo consiglio licenziamo questa comunicazione del Presidente con il fatto non possiamo fare nulla, significherebbe che stiamo abbandonando il capoluogo di regione a un triste destino.